Buon pomeriggio a tutti e bentornati su una serie di canali, la mia pagina Facebook, il mio canale YouTube, le pagine Facebook e i canali YouTube anche del Fatto Quotidiano e di Paper First. Sono qui con Alessandro Rossini, professore universitario, scrittore, nonché direttore di sicurezzainternazionale.com. È il sito numero uno in Italia per il numero di articoli pubblicati sulla politica internazionale, sicurezzainternazionale.com. Siamo qui a presentare il mio libro, eccolo qua, è l'ultimo mio libro, tra l'altro in classifica, sono contento non solo perché è il mio lavoro, Scomode verità della guerra in Ucraina, al massacro di Gaza, con una prefazione veramente bella e molto coraggiosa del professor Pier Giorgio Di Freddi. Dicevo, sono contento che sia in classifica e che lo stiano leggendo tante tante persone perché è il libro più importante che ho scritto, anche perché mi viene proprio da dentro, si tratta di battaglie che porto avanti da tanto e che secondo me vanno portate avanti ancora più con forza e vigore oggi, dato che sono Alessandro sempre più preoccupato sul rischio escalation, guerra, sia in Europa, in Ucraina, dato che vedo politici irresponsabili che non fanno altro che alimentare il conflitto e che credo che non siano in grado poi di gestirlo qualora dovesse sfuggire di mano, perché poi alle volte nella storia determinate questioni sono sfuggite di mano e nessuno è stato più capace di gestire determinate tragedie. E ovviamente sono più preoccupato per quel che sta avvenendo a Gaza e nel Medio Oriente tutto, dove vedo che Israele sta sistematicamente, in maniera criminale, non soltanto colpendo una popolazione, praticando tentativo di pulizia etnica e di genocidio, ma vuole l'allargamento del conflitto. Questo lo vuole Netanyahu probabilmente per restare al potere o per sfruttare il momento per togliersi di dosso una serie di problemi. Se il mainstream italiano occidentale non fosse eticamente corrotto, quantomeno per la sua stragrande maggioranza, ogni giorno parlerebbero sia di un paese, Israele, alleato dell'Occidente, contro il quale l'Occidente non ha avanzato neanche un pacchetto di sanzioni che è alla sbarra per genocidio presso la Corte internazionale penale dell'AIA, e sempre Israele, il nostro alleato, contro il quale il blocco occidentale non ha avanzato un pacchetto di sanzioni che si è addirittura bombardato una sede diplomatica, un'ambasciata, un consolato dell'Iran a Damasco. Ovvero le sedi diplomatiche, le ambasciate consolati dovrebbero essere luoghi inviolabili. Chi li colpisce, li bombarda volutamente, tra l'altro utilizzando armi americane, gli F-35 prodotti dalla Lockheed Martin, che è la principale fabbrica di armi del pianeta, che si sta arricchendo a dismisura negli ultimi anni. La Lockheed Martin produce pure una serie di armi che stiamo inviando in Ucraina, che vengono acquistate anche con il denaro del contribuente italiano nordamericano, finiscono in Ucraina, vengono spesso distrutte dall'esercito russo, ne parleremo con te, ma i soldi restano nelle casse della Lockheed Martin e delle altre grandi fabbriche di armi, per lo più nordamericane. Vi dicevo, Israele ha bombardato una sede diplomatica dell'Iran perché vuole il conflitto. Chi fa questo perché vuole, spera in una risposta iraniana, perché spera appunto nell'allargamento del conflitto. Io mi auguro che non ci sarà la risposta iraniana. Comunque la situazione è davvero tremenda, anche per questo ho scritto il libro, per denunciare una serie di questioni, per fare un po' di controinformazione sulla storia e su quel che è avvenuto negli ultimi anni, quindi ben prima dell'invasione russa dell'Ucraina, in Ucraina, ma in generale intorno alla Russia, e quello che è avvenuto ben prima del 7 ottobre in Palestina, dove da decenni viene praticato apartheid, da decenni Israele occupa territori non suoi, da decenni cerca appunto di cacciare i palestinesi, e questo è l'obiettivo, la lotta al terrorismo non c'entra nulla. I capitoli, Alessandro, questi sono i titoli: Massacri in nome della civiltà, parto dall'Afghanistan, Iraq, Libia, la narrazione bellicista ha bisogno delle menzogne, ricordo tutte le menzogne che ci hanno raccontato per giustificare determinati interventi militari. Pensa, Alessandro, che se si scrive, se si domanda all'intelligenza artificiale qual è la più grande menzogna detta negli ultimi 30-40 anni e propagandata dal sistema di stampa tradizionale, la risposta è, questo risponde la ChatGPT, la presenza di armi di distruzione di massa in Iraq alla vigilia dell'intervento americano, della guerra di invasione, anche se nessuno le chiama così. Cioè la più grande balla degli ultimi 30-40 anni, che è costata 600.000 morti, tra morti dirette e indirette, l'ha detta un paese occidentale, l'hanno propagandata giornali occidentali. Questo anche per rompere questa narrazione del bene, le democrazie contro il male, le autocrazie, il bene contro il male, il mondo libero contro il mondo chiuso, sono tutte scemenze. Narrazione bellicista per farci accettare le guerre. Anche a Gaza la lotta è un pretesto.
un altro titolo del capitolo, perché non c'entra nulla la lotta al terrorismo, l'uso strumentale dell'antisemitismo, perché è una vergogna vedere da parte di Israele questo, e non soltanto Israele, anche da parte di alcuni mezzi di informazione politici, questo osceno uso strumentale dell'antisemitismo per proteggere i crimini israeliani. Il nemico numero uno di Israele non è Hamas, ma la verità, fino all'ultimo ucraino, il primo capitolo del quale, con il quale vorrei iniziare con te, l'ipocrisia e gli interessi statunitensi, eppure non è sempre stato così. Ricordo le prese di posizione durante la Prima Repubblica di una serie di politici, non soltanto italiani, sono sconvolgenti, Craxi, Andreotti, Berlinguer, Moro, dicevano e facevano delle cose che oggi, non so, se dicessimo noi, a volte le diciamo, frasi del genere veramente ci darebbero non solo dei putiniani, ma degli eversivi. E poi il mondo che cambia, racconto quello che sta avvenendo, i BRICS, il Brasile, i paesi latinoamericani, i paesi africani che stanno lavorando ad un nuovo tentativo di decolonizzazione. Davvero il mondo sta cambiando e l'Europa si sta invece ancora di più, a mio avviso in maniera folle, suicida, ancorando agli Stati Uniti d'America, proteggendoli gli interessi statunitensi. L'ultimo capitolo, quello che dobbiamo fare noi. Essenzialmente possiamo intanto controinformare, dare determinate notizie e per questo ti lascio la parola. Tu hai pubblicato su sicurezzainternazionale.com un pezzo intitolato Un editoriale, nato nel panico, l'Ucraina sta crollando. Io racconto in questo capitolo, fino all'ultimo ucraino, il cinismo europeo e statunitense. Tentano di far resistere gli ucraini non perché siano convinti della vittoria, ma perché temono che l'Ucraina possa crollare da qui alle prossime elezioni europee o presidenziali americane. Dunque, gli stanno dicendo resistete, e a mio avviso, Alessandro, Macron, quando dice non escludo di inviare uomini della NATO in Ucraina, per me lo sta dicendo per illudere ancora di più gli ucraini. Resistete un altro po', resistete un altro po', fino almeno alle prossime elezioni presidenziali. Immagina cosa accadrebbe se il fronte ucraino crollasse nei prossimi mesi, prima delle elezioni americane o delle elezioni europee. Un disastro totale, no? Tutti i politici verrebbero sbertucciati. Questo è il cinismo. Fino all'ultimo ucraino, il capitolo, e tu hai scritto questo pezzo, appunto, l'Ucraina sta crollando, l'Ucraina sta davvero crollando, perché poi ufficiali ucraini parlando a politico hanno detto qui la situazione è disperata, e proprio ieri Zelensky ha parlato di disperazione, occorrono nuove batterie di Patriot. E Andrei Yermak, che è il capo ufficio del presidente Zelensky, il braccio destro di Zelensky, ha detto non abbiamo più l'appoggio popolare di prima, sostenendo che una nuova mobilitazione, dunque nuovi uomini e anche donne ucraini al fronte, civili in divisa, sarebbe molto difficile trovarli, perché giustamente non vogliono andare più a morire, dato che i morti ucraini non vengono più conteggiati, perché questo distruggerebbe la narrazione. A te la parola, Alessandro, e grazie per questo intervento. Ma intanto grazie a te dell'invito, sono molto contento di presentare questo tuo libro che ho letto, mi è piaciuto molto, Scomode Verità. Per quanto riguarda la situazione in Ucraina, direi che l'Ucraina è spacciata. Che cosa intendo dire con questa espressione? Intendo dire che l'Ucraina non ha più alcuna possibilità di liberare territori russi perché la NATO ha dato all'Ucraina tutto ciò che poteva darle. Dal punto di vista degli armamenti, delle munizioni e dal punto di vista economico la NATO può fare ancora qualcosa, ma quasi niente, perché la guerra all'Ucraina costa circa 10 miliardi di dollari al mese e la gran parte dei soldi che l'Unione Europea e la NATO stanno dando all'Ucraina sono soldi che vengono assorbiti principalmente per coprire le spese fondamentali, per consentire allo Stato ucraino di continuare a esistere, che come sappiamo è in bancarotta da tanto tempo, quindi pagare le pensioni, gli ospedali, i professori e così via. Dunque l'Ucraina non ha la possibilità di essere armata una seconda volta per lanciare un'altra controffensiva e se anche la NATO avesse questa possibilità e non ce l'ha, quindi faccio un semplice esperimento mentale, immaginando l'impossibile. Una seconda controffensiva ucraina si tradurrebbe in una seconda disfatta colossale perché il grande problema dell'Ucraina è di non avere più soldati. Ricordiamo che la controffensiva ucraina iniziata il 5 giugno del 2023 avrebbe dovuto spazzare via i russi da tutti i territori occupati, inclusa la Crimea. L'Ucraina non è riuscita a conquistare nemmeno un territorio e alla fine della controffensiva Zaluzny, che all'epoca dei fatti era il comandante dell'esercito ucraino, poi sostituito da Sirski, chiese immediatamente 500.000 nuovi soldati. Quindi è chiaro che se tu termini una controffensiva che avrebbe dovuto
liberare tutti i territori chiedendo 500.000 nuovi soldati vuol dire che sei partito per distruggere e sei tornato distrutto. E la seconda ragione per cui non esiste nessuna possibilità che l'Ucraina liberi i territori occupati, e quindi la seconda prova, il secondo fatto su cui poggio la mia affermazione, secondo cui l'Ucraina è spacciata, è la strategia incrementale di Putin. Quello che spiego appunto su sicurezzainternazionale.com, spiego che cosa sia la strategia incrementale. La strategia incrementale, detto molto semplicemente, significa che Putin ha aggiunto soldati e armi un po' alla volta. Infatti all'inizio della guerra, quando i cosiddetti media dominanti dicevano che la Russia era spacciata perché non aveva più di 180.000 soldati da mandare in Ucraina, io dicevo queste affermazioni sono folli perché la Russia sta combattendo con tutte e due le mani dietro la schiena. E la Russia ha una enorme capacità di mobilitazione di uomini e di risorse, e purtroppo ne siamo soltanto all'inizio di questa tragedia. Allora Putin ha deciso di utilizzare la strategia incrementale per una ragione interna e una ragione internazionale. La ragione interna è che non ha voluto turbare la società civile russa, perché una mobilitazione immediata, improvvisa, di 1 milione di soldati avrebbe chiaramente turbato la società civile russa, e Putin chiaramente pensava anche a preservare i consensi, eventualmente addirittura ad accrescerli in vista delle elezioni presidenziali che ha stravinto. E la ragione internazionale è che Putin ha scelto la strategia incrementale per non gettare l'Occidente nel panico, favorendo così il partito dei falchi, diciamo così, alla Mario Draghi, tanto per intenderci. E chiaramente la mobilitazione di 1 milione di soldati lanciati tutti insieme in Ucraina avrebbe rafforzato la narrazione dei falchi europei, secondo cui la Russia ha invaso l'Ucraina per invadere tutta l'Europa. E la Russia ha sfondato il fronte con soli 180.000 soldati e adesso, in una conferenza stampa che Putin ha tenuto il 14 dicembre 2023, Putin ha dichiarato che i soldati russi sono 617.000, quindi sono passati da 180.000 a 617.000 nel volgere di un tempo relativamente breve, circa un anno e mezzo, e Zelensky dichiara che la Russia starebbe ammassando circa 150.000 nuovi soldati, che perciò dovrebbero aggiungersi a questi 617.000 già esistenti. Altri analisti ucraini, altri esponenti del governo ucraino parlano addirittura di una nuova controffensiva russa che vedrebbe l'aggiunta di altri 300.000 soldati, questa intorno al mese di luglio e agosto. Perciò la Russia, con questa strategia incrementale, aggiunge sempre più soldati, sempre più armi, e l'Ucraina sta letteralmente collassando. Le dichiarazioni delle ultime ore, quindi 48 ore fa, le ultimissime dichiarazioni sono di Zelensky e sono di Kuleba, che è il ministro degli esteri ucraino. Kuleba ha rilasciato un'intervista al Financial Times in cui ha detto così testualmente che le bombe guidate russe stanno spazzando via, proprio ha parlato di spazzare via, stanno spazzando via le difese ucraine, e Zelensky invece ha tenuto un discorso in cui ha detto che l'Ucraina sta terminando i proiettili antiaerei e che, andando avanti di questo passo, se la Russia continuerà a bombardare così massicciamente per i cieli l'Ucraina si ritroverà senza difesa antiaerea, sostanzialmente senza munizioni, e quindi completamente esposta agli attacchi russi. In tutta questa situazione l'Occidente non riesce a sorreggere l'Ucraina. Abbiamo scoperto che gli Stati Uniti, insieme con l'Europa, Stati Uniti più Europa, riescono a produrre soltanto 1,2 milioni di munizioni all'anno, mentre la Russia riesce a produrne 3 milioni. E quindi è sempre più evidente, questo l'ha dichiarato anche il ministro della difesa Guido Crosetto, che l'industria militare della Russia sovrasta l'industria militare della NATO. La posizione di Macron, da questo punto di vista sono d'accordo con te, io trovo che allo stato attuale sia un espediente per porsi al riparo da eventuali critiche nel caso in cui l'esercito ucraino dovesse collassare. Macron potrebbe dire che aveva proposto uno scontro all'ultimo sangue tra le truppe della NATO e quelle di Putin, ma non molto più di questo, anche perché si parla di 2.000 soldati che la Francia dovrebbe eventualmente inviare in Ucraina, e io non riesco proprio a immaginare che cosa potrebbero fare 2.000 soldati francesi al fianco dell'esercito ucraino, che, devo dirlo, combatte con grandissimo valore. Forse questo non lo sottolineo mai abbastanza nei miei interventi, sono contento di poterlo fare oggi. I soldati ucraini sono semplicemente straordinari per coraggio, determinazione. Chiaramente
non voglio cadere nella retorica, perché essendo un sociologo devo registrare un dato importantissimo, cioè che ci sono anche decine di migliaia di ucraini che stanno lasciando il paese perché non vogliono arruolarsi, questo lo sappiamo dai dati ufficiali del governo di Kiev, quindi lungi da me fare retorica o ideologia, rappresentare l'esercito ucraino come un esercito di eroi, non è così. Accanto a soldati eroici ci sono tantissimi altri ragazzi che non vogliono arruolarsi, che scappano, che disertano, che si nascondono all'estero, e il governo di Kiev sta utilizzando le maniere forti per costringerli ad arruolarsi. Questo accade perché c'è un grande scoramento nella popolazione ucraina che ha realizzato che la guerra è persa, e quindi ci sono ragazzi giovanissimi che ricevono un addestramento di 3 settimane e poi vengono mandati a morire al fronte, perché purtroppo la situazione è semplicemente questa, cioè Zelensky è in una condizione disperata e non ha il tempo di assicurare ai giovani ucraini un addestramento che consenta loro di accrescere le probabilità di sopravvivenza, perché quello che spesso non viene spiegato è che l'addestramento per un soldato non serve soltanto a uccidere meglio i nemici, ma anche a salvarsi la pelle, cioè ad accrescere le probabilità che si salvi la pelle, perché se un soldato non è addestrato a sufficienza, non è in grado nemmeno di riconoscere i pericoli, non sa come muoversi, e quindi le probabilità che venga ucciso aumentano a dismisura. E i giovani ucraini questo lo sanno e scappano, sanno che vengono inviati senza un addestramento adeguato a fronte come carne da macello, perché in questo momento la strategia di Sirsky, appunto colui che ha preso il posto di Zaluzny, è quello di resistere il più a lungo possibile in queste fortificazioni provvisorie che l'Ucraina ha creato dopo la caduta di Avdiivka. La caduta di Avdiivka è stato un disastro colossale per l'esercito ucraino. Avdiivka forse è stata la battaglia più importante della guerra insieme con... Cioè, sicuramente è stata la battaglia più importante della guerra insieme con Bakhmut, e si potrebbe addirittura affermare che sia stata una battaglia più importante di Bakhmut, però non ha avuto nessuna copertura in Italia. Sta di fatto che quando l'Ucraina si è dovuta ritirare da Avdiivka, gli ucraini sono caduti nel panico, hanno dovuto creare delle linee di difesa provvisorie, quindi molto precarie, che i russi stanno espugnando. Una di queste, numerosi villaggi sono caduti in mano russa. In questo momento gli ucraini davvero combattono con tutte le loro forze per tenere Berdyshyv, ma chiaramente anche Berdyshyv ha le ore contate, e la strategia di Putin è di marciare su Chassiv Yar. In questo momento Putin sta sventrando l'Ucraina in lungo e largo, io chiaramente non posso approfondirmi in dettagli perché non ci sarebbe tempo, dovrei parlarti della situazione a Kharkiv. A Kharkiv c'è praticamente un esodo di massa perché Putin sta bombardando massicciamente quell'oblast, ma mi limito soltanto a parlare di quello che accade nel Donbass, in particolare in quella regione del Donbass che è il Donetsk, ma soltanto per motivi di tempo. E nel Donetsk quello che accade è che la Russia sta cercando di prendere Chassiv Yar. Chassiv Yar è una località di immensa importanza strategica, perché una volta conquistata Chassiv Yar, i russi potranno marciare verso Konstantinivka. E Konstantinivka è uno dei 3 bastioni difensivi, l'ultima linea difensiva dell'Ucraina, che si compone appunto di queste 3 roccaforti che sono Konstantinivka, Kramatorsk e Sloviansk. E quando i russi avranno preso queste 3 roccaforti, chiaramente il Donbass sarà completamente in mano russa. Non posso dilungarmi nei dettagli di quali sono le mie previsioni relative ai tempi, perché il discorso si fa molto complesso, dovrei considerare più variabili. Comunque posso dire che i combattimenti sono feroci, sono sanguinosissimi, sono sostanzialmente in molti casi sono combattimenti corpo a corpo, e la NATO si domanda a quello che accadrà quando l'Ucraina avrà perso quella parte di territorio che noi diamo per scontato che perda. Questo discorso è molto importante e vorrei chiarirlo. Per quale motivo? Perché ormai la NATO e i nostri governi occidentali, anche se non lo dicono chiaramente, danno assolutamente per scontato che Putin prenda i territori in cui sta combattendo. Cioè, assolutamente per scontato che a un certo punto Zaporizhzhia sarà completamente sotto il suo controllo, anche Kherson, anche tutto il Donbass, e dà per scontato, o comunque accetta, passami l'espressione, la NATO accetta serenamente che Putin prenda anche Kharkiv e probabilmente Sumy, perché Kharkiv e Sumy sono 2 oblast che confinano con la Russia. In particolare da Kharkiv gli ucraini bersagliano quasi quotidianamente la città russa di Belgorod, e perciò questo investimento nella guerra ha innalzato gli obiettivi territoriali della Russia, perché all'inizio la Russia non aveva nessuna intenzione di conquistare anche Kharkiv. Io questo l'avevo detto all'inizio della guerra: chiudiamo subito questa guerra con una trattativa per preservare l'Ucraina, perché se noi investiamo nella guerra Putin utilizzerà la strategia incrementale e alla fine l'Ucraina verrà distrutta e si troverà con un territorio sempre più ridotto. È andata esattamente così. Adesso Putin ha dichiarato che siccome l'Ucraina
bombarda Belgorod e altre città russe da Kharkiv, la Russia deve assolutamente creare un cuscinetto. Quindi noi non sappiamo alla fine se Putin prenderà tutto l'oblast di Kharkiv, se creerà soltanto una zona cuscinetto in cui strapperà una porzione del territorio di quell'oblast. Molto dipende anche dall'andamento degli scontri, però il futuro dell'Ucraina è molto tragico, perché la domanda che noi studiosi ci poniamo ormai da tempo, e questo lo dissi sin dalla prima diretta che feci con te, non è più quali territori gli ucraini riconquisteranno, bensì quali nuovi territori i russi andranno a conquistare. E qui veniamo al discorso della possibilità della terza guerra mondiale, cioè di uno scontro diretto tra la NATO e la Russia. E io direi che la NATO, l'Occidente, ipotizza una linea rossa. Una linea rossa è probabilmente Odessa, perché Odessa è quella regione dell'Ucraina che confina con quella parte della Romania dove si trova una importantissima base della NATO, che è la base di Costanza, che affaccia sul Mar Nero. Una base che peraltro è sottoposta a lavori imponenti. La base di Costanza diventerà più grande addirittura della base di Ramstein in Germania, quindi diventerà la base NATO più grande d'Europa. E è possibile che nel caso in cui a un certo punto Putin attacchi Odessa, continua, già l'attacca, diciamo, ma la conquisti, io, diciamo, gli scenari che ipotizzo sono abbastanza limitati. Il primo scenario è che la NATO invii truppe in Moldavia per conquistare la Moldavia sostanzialmente, quindi per assorbire, per trasformare anche la Moldavia in un membro di fatto della NATO. In una sorta di spartizione dell'Ucraina, del tipo tu Putin ti prendi quello che hai preso e noi ci prendiamo la Moldavia e ci teniamo magari la parte occidentale dell'Ucraina. Questo è un primo scenario che si può ipotizzare. Un secondo scenario è che invece accada qualcosa che in questo momento non possiamo prevedere, per cui la NATO decida di inviare truppe a combattere direttamente in Ucraina. In questo momento, in questo preciso momento, questo è uno scenario che non vedo, però noi non possiamo sapere quello che accadrà domani. Gli eventi potrebbero cambiare e la NATO potrebbe addirittura decidere di intervenire in Ucraina. Quello che noi sappiamo per certo è che la NATO si sta preparando a questo scenario. Quello che andrebbe detto è che sia la Russia sia la NATO si stanno preparando per la terza guerra mondiale. Questo non vuol dire che scoppierà, significa che si stanno preparando, e chiaramente quando tu ti poni nella condizione di poter affrontare una guerra, le probabilità che questa scoppi aumentano, perché ti sei posto nella condizione di poterla fronteggiare. Perciò il futuro dell'Europa non è luminoso, perché tutti quanti noi ci stiamo preparando per la terza guerra mondiale con la Russia. Noi ci auguriamo che non scoppi, ma diciamo che le cose in Ucraina hanno preso una piega tale per cui le ragioni per essere ottimisti si riducono con il passare dei giorni. E direi anche che la posizione dell'Italia è una posizione completamente sbagliata, questo l'ho detto tante volte, perché Zelensky ha rilasciato ieri una dichiarazione rivolgendosi a Erdogan, gli ha detto tu purtroppo non basti come unico intermediario per poter fare la pace, e io avevo detto sin dall'inizio della guerra che l'Italia avrebbe dovuto rompere immediatamente con questa linea folle della NATO basata sulla esecrazione della diplomazia e l'invio di armi per sconfiggere la Russia sul campo, che l'Italia, dicevo, avrebbe dovuto porsi come mediatrice, anche perché ricordiamo che in seno all'Unione Europea non c'è nessun paese che faccia da mediatore. Questo è un fatto gravissimo, perché l'Unione Europea è il grande protagonista di questa guerra. Questa è una guerra che insiste sul territorio europeo, quindi è semplicemente assurdo che in Europa non ci sia un paese che possa mediare con la Russia. E purtroppo non può farlo nemmeno la NATO. C'è soltanto un'ultima cosa che vorrei dire prima di restituirti la parola su Giorgia Meloni, perché questa mattina sta per uscire un mio articolo per sicurezzainternazionale.com in cui appunto parlo di questo discorso che la Meloni ha tenuto, se ricordo bene, nell'ambito del G20, Putin si collegò da remoto. Io rimasi letteralmente impressionato dai toni che la Meloni utilizzò nei confronti di Putin, perché sostanzialmente la Meloni, da un punto di vista politico, non dei toni, ma dal punto di vista dei contenuti, fece la voce grossa con la Russia. Putin disse a un certo punto noi dovremmo discutere anche di come fare la pace in Ucraina, e la Meloni gli rispose ma è molto semplice, Presidente, per fare la pace lei si deve ritirare da tutti i territori che ha occupato, no? Che sostanzialmente che significa? Che la Meloni chiede a Putin una resa incondizionata, come se l'Ucraina stesse sovrastando la Russia
Questo è stupefacente, perché Guido Crosetto ci ha detto, adesso anche nell'ultima intervista che ha fatto con Nicola Porro, che l'Italia non è in grado di affrontare nessuna guerra. Questo Crosetto l'ha lasciato chiaramente intendere in più di un intervento alla Commissione Affari Esteri del Senato o della Camera, non ricordo quale delle due, ma anche da Porro ha detto chiaramente che l'Italia è un paese che ha un esercito privo della dotazione militare per affrontare qualunque tipo di guerra. E allora io trovo stupefacente che la presidente di un consiglio, di un paese che non è in grado di fare nessun tipo di guerra, si rivolga in questo modo al capo della più grande potenza nucleare del mondo. Perché dico questo? Perché, come tu sai, io sono da questo punto di vista molto influenzato dal pensiero di Vilfredo Pareto, che parlava di classi dirigenti corrotte. Pareto definisce come corrotte quelle classi dirigenti che hanno smarrito la capacità di guida. E una delle caratteristiche di una classe dirigente corrotta è di smarrire il senso della realtà. E allora, quando tu hai un paese come l'Italia, che non è in grado di fare nessuna guerra, che si rivolge alla Russia con una sorta di ultimatum, ti rendi conto che la classe dirigente italiana ha completamente perso il senso della realtà. Prima citavi Pareto, le chiami classi dirigenti corrotti, io ultimamente le chiamo democrazie deviate, i servizi segreti deviati, si trattano di democrazie deviate. E, prima tu nel tuo intervento parlavi di una capacità militare russa di produzione sconvolgente, molti più proiettili e munizioni capace oggi di produrre la Russia rispetto alla NATO. Io ormai un anno e mezzo fa andai proprio nelle zone massime di produzione, la massima concentrazione di industria pesante russa, mi riferisco all'oblast degli Urali, intorno alla città di Ekaterinburg, città importante per la storia russa, non solo perché ci ammazzarono i Romanov, ma anche perché ci spostarono appunto all'inizio della Seconda Guerra Mondiale tutta una serie di fabbriche per metterle in sicurezza dalla incredibile avanzata nazista dei primi tempi, e dove tuttora ci sono delle fabbriche sconvolgenti. Anche la città di Yeltsin, infatti, è anche una città più anti-putiniane che vi è in Russia, dove ci sono state manifestazioni più imponenti contro Putin a sostegno di Navalny alcuni anni fa, questa è Ekaterinburg. E ti dicevo che intorno alla città ci sono delle fabbriche enormi. Io raccontai un anno e mezzo fa, due anni fa, guardate che qui fanno turni, tre turni, H24, non si fermano mai, stanno assumendo persone. Dunque si assumono persone perché evidentemente c'è necessità di produrre. Io raccontavo questo beccando nel filo putiniano, mentre Repubblica scrive che i russi stanno combattendo con le pale, il Messaggero scriveva finiti i missili per Putin, restano solo per tre attacchi, o la Ursula von der Leyen diceva non ci sono semiconduttori. Tra l'altro oggi ho letto un pezzo di chi era, sul Corriere della Sera, sull'Oriente, sull'Asia, in particolare la Cina, che hanno superato anche la produzione di semiconduttori rispetto all'Occidente, quindi figuriamoci, ecco, la von der Leyen dice che i russi stanno smontando frigoriferi e lavastoviglie per ottenere componentistica militare. Perché insisto su questo? Perché io penso che senza la propaganda, che propaganda in Russia e via propaganda, siamo più bravi a nascondere, in un certo senso noi occidentali, chiaramente anche in Occidente, non ci sarebbero le guerre. Assange diceva se una guerra può nascere dalle bugie può essere evitata grazie alle verità. E non vi è una guerra che non sia iniziata con una preparazione propagandistica da parte delle classi dirigenti sulla pubblica opinione. Ma tutte le guerre, da sempre, tutti i paesi nella Seconda Guerra Mondiale hanno fatto propaganda, tutti quanti, da sempre. Paesi che hanno vinto e paesi che hanno perso. Dunque anche oggi siamo vittime di propaganda. Dunque il primo modo per tentare di salvarci la pelle, di questo si tratta, è capire i meccanismi della propaganda, quella che definisco appunto narrazione bellicista. Le menzogne che vengono dette, le omissioni. Pensate, prima tu Alessandro citavi gli ucraini che giustamente cercano di salvarsi la vita e provano a fuggire dall'Ucraina o si nascondono. Ci sono immagini di rastrellamenti da parte appunto dei soldati ucraini, di giovani, che li prendono, li sbattono nelle camionette, li spediscono, come dicevi tu, a fare una breve formazione poi al fronte. Se quelle immagini fossero trasmesse nei telegiornali nazionali, la narrazione bellicista cadrebbe. Ma come, allora non sono tutti eroi desiderosi di salvare la patria? Mentre invece vi ricorderete che i primi mesi le notizie parlavano dei russi, che diserzione russa, scappano, e ci sono stati cittadini, ragazzi soprattutto facoltosi, più facoltosi, famiglie facoltose che mandavano i figli all'estero, in Turchia, nei paesi arabi, addirittura in America Latina, in Europa più l'anno scorso. In Sud America, pensi in Amazzonia, che mi raccontò questo. La situazione era grave, avevamo paura e siamo andati via, la mia famiglia se lo poteva permettere. Realtà,
ma l'altra realtà, che è ancora più tragica, quella appunto degli ucraini che cercano di fuggire, non viene raccontata per non rompere la narrazione bellicista che racconta appunto in questo libro. Scomode verità, mi faccio pubblicità. E poi chiaramente dico sempre: se i telegiornali mostrassero il 10% delle immagini che pubblicano alcuni canali direttamente da Gaza o dai territori occupati o dal sud del Libano, il canale che consiglio a tutti, Instagram, si chiama Eye on Palestine, ma ci sarebbero. Il 99% della pubblica opinione italiana penserebbe una cosa sola: oggi Israele è diventato uno stato terrorista. Perché poi tu, che ti occupi di terrorismo da tanti anni, sai che esiste il terrorismo dal basso, il terrorismo dall'alto, il terrorismo di Stato, il terrorismo popolare, il terrorismo povero, il terrorismo ricco. Questa è una realtà. Martedì scorso, di martedì, ho citato una frase: il terrorismo è la guerra dei poveri, mentre la guerra è il terrorismo dei ricchi. È una realtà, no? Che differenza c'è tra, non so, uccidere dei civili a bruciapelo con un coltello, roba aberrante, e uccidere dei civili con un drone o fare il tiro al bersaglio come fanno oggi gli israeliani a Gaza, che sembrano safari, sembra che stiano facendo un safari in Africa. Già mi fanno schifo i safari. Immaginate un safari di uomini, questo stanno facendo gli israeliani, un safari di uomini. Sparano a qualsiasi cosa si muova, a tutto, bambini, donne. Anzi, se sono bambini, sono più contenti di ammazzarli, pensa, perché il loro obiettivo è anche tentare il più possibile di, non dico eliminare del tutto, ma ridurre drasticamente il numero di un'intera generazione. Questo lo fanno da tanti anni. Ora è proprio, sono mossi da un fondamentalismo, da un fanatismo anche religioso che è sconvolgente. Basterebbe mostrare queste immagini e arriviamo a Gaza e anche alla questione medio orientale. Cosa hai pensato quando hai visto un attacco sconvolgente? Io penso che l'ultima ambasciata, posso sbagliarmi Alessandro, però l'ultima ambasciata colpita con un attacco deliberato fu l'ambasciata cinese a Belgrado durante i bombardamenti NATO di Belgrado. E in quel caso gli americani, non credo, non so, non ho informazioni certe, comunque parlarono di errore, uccisero 3 giornalisti cinesi, se non sbaglio, e chiesero scusa. Gli israeliani non hanno chiesto scusa, non hanno certo detto un errore. Ogni volta che dicono un errore, tra l'altro, mentono, no? Era un errore la giornalista di Al Jazeera uccisa un cecchino a Jenin, a Abu Akleh, e non era un errore. Era un errore aver colpito gli ospedali, abbiamo visto, hanno colpito deliberatamente tutti gli ospedali di Gaza. È stato un errore colpire i giornalisti della Reuters nel sud del Libano, non è vero affatto, li hanno mirati, ci sono state inchieste lì. Internazionali, anche di Reporter Senza Frontiere. Come hanno detto recentemente, è stato un errore aver colpito quella macchina della ONG americana che si occupa di distribuzione cibo. Sono gli stessi vertici di questa organizzazione che hanno raccontato per filo e per segno, non si è mai trattato in Roma. Ma si vede perfettamente le varie macchine colpite, no? Hanno colpito non soltanto la macchina, ma addirittura quasi il logo della ONG in maniera precisa, no? Diciamo, pensavamo ci fosse dentro alcuni Hamas. No, l'obiettivo è colpire anche coloro che aiutano i palestinesi per dire occhio a venire qui a portare aiuti, perché altrimenti fate questa stessa fine, li ammazziamo, perché l'obiettivo è creare una crisi umanitaria tale da poter appunto ottenere una soluzione definitiva lì a Gaza, la cacciata dei palestinesi. Cosa hai pensato, ripeto, quando hai visto colpita da Israele l'ambasciata dell'Iran a Damasco? E quali pensi possono essere gli sviluppi anche in virtù sia del massacro dei civili palestinesi che di questo tentativo di allargamento del conflitto da parte israeliana in tutto il Medio Oriente? Ma intanto non ho pensato che si trattasse di un errore, anche perché Israele va sempre molto fiera della propria tecnologia militare, quindi ho pensato, e quello che penso, che l'attacco sia stato intenzionale. E credo che sia stato intenzionale perché ciò di cui Netanyahu ha bisogno in questo momento, come appunto dicevi tu prima, ha bisogno di una guerra con l'Iran. Per una serie di ragioni, una delle quali è che gli Stati Uniti, quindi Biden, sarebbe costretto ad accorrere in soccorso di Israele, e questo consentirebbe a Netanyahu di allungare la propria vita politica, che ormai è completamente legata alla guerra, e chiaramente consentirebbe anche a Netanyahu di avere le mani libere, sebbene le abbia già, di continuare nel massacro della popolazione palestinese. E il fatto che Netanyahu ambisca a una guerra con l'Iran, credo emerga anche dalle scelte che ha fatto proprio ieri di ritirare
l'esercito dal sud di Gaza. Ora è molto interessante analizzare la motivazione che il governo israeliano ha addotto per giustificare questo ritiro. In particolare il capo dell'esercito israeliano ha dichiarato che l'esercito si è ritirato dal sud di Gaza perché, così testualmente, Hamas ha smesso di funzionare come organizzazione militare. E sono due le obiezioni che vorrei fare a questa dichiarazione dell'esercito israeliano, perché queste due obiezioni, a mio giudizio, ci aiutano a comprendere meglio quello che sta accadendo in Medio Oriente. La prima obiezione è che Hamas non può avere smesso di funzionare come organizzazione militare semplicemente perché non è un esercito. Hamas è fondamentalmente una organizzazione terroristica che svolge altre funzioni, chiaramente non soltanto quello di realizzare attentati terroristici, ma non è un esercito. Quindi dire che Hamas ha smesso di funzionare come organizzazione militare con riferimento a un'organizzazione che generalmente non funziona come un'organizzazione militare, a mio giudizio è soltanto una copertura per nascondere il fatto che Israele ha perso la guerra con Hamas. E il fatto che Israele abbia perso la guerra con Hamas è dimostrato dal fatto che in questo momento Netanyahu abbia preso in considerazione la possibilità, lui dice, di cambiare strategia e quindi di aderire alle richieste di Biden, vale a dire la richiesta di condurre uccisioni mirate contro i vertici di Hamas. Ora io vorrei spiegare quello che la letteratura scientifica sul terrorismo dice con riferimento alla strategia che Netanyahu dice di voler impiegare nel prossimo futuro contro Hamas, cioè quello che la letteratura scientifica dice con riferimento al fenomeno che prende il nome di leadership decapitation, cioè decapitazione della leadership. Gli studi scientifici sul terrorismo condotti su questo argomento ci dicono che la decapitazione della leadership sostanzialmente non produce nessun effetto se si tratta di un'organizzazione longeva e radicata. Ha generalmente un effetto, l'effetto di distruggere quell'organizzazione terroristica, se si tratta della leadership di un piccolo gruppo piuttosto giovane, ma se si tratta di una grande organizzazione longeva e molto radicata come Hamas, gli effetti sono nulli, semplicemente perché le organizzazioni terroristiche complesse e radicate hanno già un'altra leadership con cui sostituire la leadership che verrebbe eventualmente decapitata dall'esercito israeliano o da quello americano, che è esattamente quello che è successo con l'ISIS e con Al-Qaeda. Cioè l'uccisione di Bin Laden non ha causato la morte di Al-Qaeda, ma semplicemente la sostituzione di un leader con un altro. E tutto questo induce a ritenere appunto che Israele abbia perso la guerra con Hamas e che adesso stia in parte utilizzando la retorica per nascondere questo fallimento e in parte cercando una strategia per salvare la faccia, perché a questo punto Israele ha il problema di spiegare come mai abbia ucciso 33.000 civili palestinesi senza sconfiggere Hamas. E questo mi riconduce a un tema a me molto caro, che è quello del terrorismo di Stato. Come tu sai, ho introdotto in Italia per la prima volta questo concetto nel dibattito pubblico, il concetto di terrorismo di Stato, che prima era sconosciuto e che adesso per fortuna inizia a farsi largo. E nel libro che sto scrivendo, che uscirà il 30 aprile, c'è proprio un capitolo dedicato al terrorismo di Stato, in cui introduco per la prima volta in Italia la letteratura scientifica sul terrorismo di Stato, perché quello che ho cercato di spiegare nei miei interventi in televisione, nei miei articoli, è che appunto, tu lo richiamavi prima, esistono due tipi di terrorismo, cioè il terrorismo degli attori non statali e il terrorismo di Stato. La ragione per cui noi in Italia non parliamo mai del terrorismo di Stato, generalmente in Occidente se ne parla molto poco, perché le democrazie occidentali utilizzano il terrorismo. E perciò parlare del terrorismo di Stato significa gettare luce sui crimini contro l'umanità e quindi sul ricorso al terrorismo da parte delle principali democrazie occidentali. E Israele rientra perfettamente in questa tipologia, perché quello che Israele sta facendo a Gaza si capisce conoscendo quella che si chiama la teoria della guerra indiretta del terrorismo. Che cos'è questa teoria della guerra indiretta che ci aiuta a comprendere quello che Israele sta facendo a Gaza? Quando due attori non possono distruggersi tra loro, uccidono i loro alleati, perché uccidendo i rispettivi alleati riducono le risorse del nemico. Che cosa significa? In estrema sintesi, significa che siccome Israele non può distruggere Hamas, uccide un sacco di palestinesi per privare Hamas di una risorsa fondamentale, di tante risorse importanti, perché il consenso della popolazione palestinese nei confronti di Hamas porta ad Hamas nascondigli risorse, anche soldi, e chiaramente anche militanti.
Questo è un tipico caso di terrorismo di Stato. Israele in questo momento sta usando il terrorismo contro la popolazione palestinese, sta sterminando una parte della popolazione palestinese per terrorizzare la parte che sopravvive. Infatti non c'è terrorismo se non c'è la distinzione tra bersaglio primario e bersaglio strumentale. Negli studi del terrorismo, infatti, noi distinguiamo il bersaglio strumentale, le persone che vengono uccise, dal bersaglio primario, cioè le persone cui le organizzazioni terroristiche recapitano un messaggio uccidendo determinati gruppi sociali, determinati individui. Faccio un esempio molto semplice. Quando ci fu la strage del Bataclan del 13 novembre del 2015, l'obiettivo, il bersaglio strumentale, erano le vittime del Bataclan, mentre l'obiettivo primario era il governo francese, cioè l'ISIS uccise tutte quelle persone al Bataclan perché voleva lanciare un messaggio a una popolazione più ampia. Il messaggio era: smettete di bombardare le postazioni dell'ISIS in Siria, altrimenti morirete tutti. E questo comportamento terroristico noi lo troviamo non soltanto negli attori non statali come l'ISIS, Al-Qaeda, ma lo troviamo anche negli stati. Esattamente quello che Israele sta facendo a Gaza, cioè uccide una parte dei palestinesi per portare un messaggio ai palestinesi che sopravvivono, perché Israele non può uccidere 2,5 milioni di persone. Noi sappiamo che alcuni ministri israeliani vorrebbero uccidere tutti i palestinesi, infatti hanno proposto di lanciare la bomba atomica su Gaza, ma sostanzialmente Netanyahu non può uccidere 2,5 milioni di palestinesi, quindi deve massacrare una parte della popolazione per dominare i sopravvissuti. I sopravvissuti devono sopravvivere nel terrore. E purtroppo questo in Italia nessuno lo spiega. Nessuno spiega che dal punto di vista dello studio scientifico del terrorismo, quello che Israele sta facendo a Gaza è un tipico caso di terrorismo di Stato. Perché se venisse messo a fuoco in Italia il concetto di terrorismo di Stato, e questo creerebbe un grande imbarazzo in tutti, e perché avrebbe anche implicazioni sotto il profilo etico-politico. E qui mi spiego, perché questo è un passaggio fondamentale del mio pensiero su questo tema. Noi non facciamo altro che dire che Hamas non potrà sedere a un eventuale tavolo delle trattative con Israele perché moralmente indegno. Ma se passa il concetto di terrorismo di Stato, noi ci rendiamo conto che sotto il profilo morale Israele e Hamas sono sullo stesso piano, perché lo Stato di Israele si sta comportando come un'organizzazione terroristica. Cioè sono due terrorismi a confronto, il terrorismo di Hamas contro il terrorismo di Israele. Ecco perché non si può parlare del terrorismo di Stato, ecco perché questa categoria scientifica non si è mai fatta largo in Italia, men che meno in questi giorni, perché quella categoria scientifica ci consente di concettualizzare il terrorismo in maniera più complessa, più compiuta, più veritiera, facendoci vedere che Hamas è sullo stesso piano morale dello Stato di Israele, lo Stato di Israele è sullo stesso piano morale di Hamas. Beh, abbiamo detto diverse cose, Alessandro, io ti ringrazio per questo intervento, condivido tutto quello che hai detto e tra l'altro sono contento che ancora vi siano degli spazi liberi dove è possibile argomentare senza fretta. Io e te andiamo in TV e cerchiamo il più possibile di condensare determinati concetti in uno spazio che è ridotto. Alle volte, questo onestamente capita più a te ultimamente, alle volte tra l'altro subendo tentativi, no, di, come dire, di distrazione. Sono vecchi giochetti che io ti dico sempre: vai avanti, pensa sempre quando vai in TV che stai parlando alle persone a casa e non ai tuoi interlocutori studio. Io questo è qualcosa che proprio da tempo lavoro su questo, quindi a me non mi importa nulla di quel che possa dire Bocchino o qualcun altro. Io vado dritto, dico le mie cose perché il mio obiettivo è sfruttare al meglio, nel senso buono e positivo del termine, uno spazio mediatico, che può essere questo canale, questi canali, un libro che ho scritto, o lo spazio televisivo, per far arrivare il più possibile a più persone possibile determinati concetti. Tu prima dicevi: se davvero fosse entrata in passato l'analisi del terrorismo di Stato, oggi sarebbe imbarazzante, addirittura vi sarebbero delle conseguenze etico-politiche, che poi ci sono
Che poi questa è la realtà, no? Io ricordavo prima, sentendo di parlare, pensavo a quando ci dissero appunto i talebani sono tutti terroristi, il male assoluto. Bush, quando inaugurò lui, Bush figlio, la guerra al terrore, disse questa frase al congresso americano: Dio non è neutrale in questa battaglia. Cioè addirittura ipotizzava che quella guerra mossa verso l'Afghanistan fosse una guerra sostenuta da Dio, dalle divinità. Pensate che concetto propagandistico. E poi com'è finita quella guerra? Con un accordo tra talebani e Stati Uniti d'America, tra l'altro all'oscuro degli altri alleati occidentali. Pensate che umiliazione. E con i talebani che oggi sono al potere, più agguerriti di prima, più armati di prima e più sicuri di prima. Questa è la realtà. E anche rispetto alla narrazione, con Hamas non si può trattare, ma con chi ha mediato tramite il Qatar per il rilascio del numero maggiore di prigionieri, di ostaggi israeli? Con Hamas. Tu prima parlavi del fallimento dell'obiettivo e poi ci salutiamo. Il fallimento dell'obiettivo a Gaza, ovvero la distruzione di Hamas, che non ci potrà essere, e il terrorismo non si potrà mai sconfiggere se si alimenta con 14.000 bambini fatti a pezzi. Alcuni bambini oggi non esistono più neanche i loro corpi, mangiati dai cani, randagi nelle zone di Gaza dove non possono andare i genitori a recuperare i bambini perché ci sono i cecchini e ci sono genitori che comunque provano a rischiare la vita non per salvare il loro figlio, per tentare di recuperare un pezzo d'ossa, un pezzo di carne, un pezzo di testa. Questa è la realtà. Le mettono nei sacchi di immondezza che noi utilizziamo per di plastica e utilizziamo per fare la spesa e rischiano la vita, alle volte la perdono per andare a recuperare un pezzo del loro figlio, di un neonato. Questa è la realtà, l'orrore di Gaza. Questo obiettivo non l'hanno raggiunto, ma non hanno neanche raggiunto l'obiettivo della liberazione degli ostaggi. Io dico sempre, anche in un monologo che ho scritto sul caso Assange, quanti ostaggi sono stati effettivamente liberati da blitz delle teste di cuoio israeliane? Pochissimi, a fronte di centinaia di morti civili. La stragrande maggioranza degli ostaggi è stata liberata grazie a un negoziato da Hamas e Israele mediato dal Qatar. Questa è la realtà. Per questo protestano gli israeliani dicendo: non state davvero lavorando per riportare a casa i nostri ostaggi, i nostri parenti. La disperazione di queste famiglie israeliane la sentiamo tutti, assolutamente sì. Per questo attaccano Netanyahu, perché l'obiettivo non è neppure liberare gli ostaggi, è massacrare chiunque. Tant'è, concludo, che settimane fa Israele ha ucciso 3 ostaggi israeliani che sono usciti fuori a torso nudo, si erano liberati, uno sventolava la bandiera bianca e hanno sparato. Israele ha detto: è stato un errore, pensavano fossero di Hamas. Non è vero, pensavano fossero civili palestinesi, per questo hanno sparato. Questa è la realtà. Questo è altro, io racconto tanto tempo e lo racconto in questo libro, appunto Scomode Verità, che trovate in librerie e negozi online, dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza, edito dalla Pepper First con una prefazione veramente coraggiosa. Ve lo dico perché mi ha inorgoglito personalmente e culturalmente la prefazione del professor Pier Giorgio Di Freddi. È un libro che ti dicevo prima in classifica, per cui sta andando bene, perché evidentemente Alessandro c'è il desiderio di controinformazione, stessa controinformazione che ci aiuti sempre tu che fai sempre tu, anche tu, e che ci permette quantomeno di essere più indipendenti dal punto di vista intellettuale. Grazie per la tua presenza Grazie e alla a te. prossima, e poi possiamo fare un'altra diretta quando uscirà il tuo libro. In bocca al lupo per il tuo libro. Ricordo ancora Scomode Verità nelle librerie e nei negozi online. Grazie Alessandro. Ciao, grazie.